Si è tenuto nella notte il secondo intervento di disinfestazione adulticida nella zona mare Porto di Pesaro per evitare la proliferazione della zanzara tigre. Una disinfestazione che arriva sull'onda del secondo caso di contagio da dengue accertato in Viale Rovereto rispetto al precedente primo caso diagnosticato in un residente di Viale Napoli. Un intervento che è stato disposto dal comune ed effettuato da Aspes con un sistema di irrorazione. Abbiamo fatto insomma buona parte della zona mare, lato ponente, così dando una risposta molto alta. A questo però va aggiunto che noi già da qualche settimana stiamo facendo l'ennesimo giro larvicida, diciamo, per poter fare in modo che le uova non si schiudano nelle gaditoie. Stiamo facendo in questi giorni appunto di nuovo il giro in tutta la città, in tutte le gaditoie della città, frazioni comprese. E in questo modo cerchiamo di dare una copertura molto alta. Va però fatto un appello, perché le nostre azioni di contrasto appunto alla zanzara tigre, alla zanzara in senso generale, che poi trasmette con le sue punture la dengue o altro, serve l'aiuto dei privati, perché abbiamo riscontrato che in molte zone ci sono tantissime occasioni di ristagno in giardini privati, in zone private. Quindi a tutti i cittadini di Pesaro noi invitiamo appunto a evitare qualsiasi occasione in cui possa essere ristagno dell'acqua, anche piovana, per cui le zanzare poi depositano uova e la schiusa comporta tantissime zanzare, è un'evoluzione. Il caldo di questi giorni sicuramente le aiuta a far sì che ci sia questa loro azione di proliferazione. Noi facciamo di tutto, ma serve l'aiuto per essere ancora più efficaci di quello che è l'azione pubblica, anche l'aiuto del privato. Il proliferare della zanzara tigre viene comunque combattuto da anni con interventi già dal periodo primaverile estivo. Facciamo minimo 5 giri in tutte le gaditoie pubbliche, insomma, della città, e quando dico della città dico dell'intero territorio comunale, e facciamo anche delle azioni adulticide in caso di necessità, dove, cosa so, nelle scuole, nei giardini delle scuole, degli asili. Nei parchi, proprio dove può servire. Considerate che l'adulticida ha un'azione molto limitata nel tempo, perché l'azione di irrorazione può valere per 2 o 3 giorni, poi alla schiusa delle uova successive le zanzare ritornano. Ma qui ritorno al discorso di prima, cioè alla nostra azione di profilassi e di controllo che facciamo sul territorio, non solo in questo periodo ma in tutto il periodo primaverile estivo, a cui quest'anno abbiamo aggiunto ulteriori giri proprio per cercare di far fronte al fenomeno, serve l'aiuto dei privati. Se si evitano questi tipi di ristagni, noi riusciamo ad essere molto più efficaci nella nostra azione di contrasto.